santo il nome del Signore, pace a tutti. Signore, grazie, oh Re di gloria, Dio vivente, Dio eterno, Padre, continua a benedire, a spandere il tuo spirito. Abitanti della terra, amen, giubilate nel Signore, voi che amate il Signore. Camminate nel bene e nella verità, e nella verità, e Dio vi amerà. Amen. Grazie Gesù. Continuare a edificarci nella fede, nello Spirito di Dio, nella gloriosa parola del nostro Dio, nella presenza, nell'unzione dello Spirito Santo, alleluia. Vogliamo continuare, cari fratelli in Cristo. Vi invito a leggere un brano della Scrittura, amen. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 14. Gloria a Dio, questo è un invito, un richiamo, un messaggio ai veri figli di Dio, ai veri fratelli, sorelle in Cristo, a coloro che vogliono veramente camminare nello Spirito di Dio, nella volontà del Signore. Amen. Prima Corinzi 14. Gloria a Dio, pace a tutti. Il Signore ci benedica ancora nel nome di Gesù. Dice così la parola benedetta del Signore, amen. Gloria a Dio. Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate, amen. Qui la Scrittura ci richiama a ricercare l'amore, a ricercare l'unità dello Spirito, amen. L'amore è l'unità nello Spirito, l'unità nel Signore, l'unità nella fede, e dobbiamo ricercare l'unità, dobbiamo ricercare l'amore, i doni spirituali, le benedizioni di Dio, amen. E per questo siamo ancora qui, per questo sono qui, amen. Dio ha messo nel mio cuore, gloria a Dio, voglio condividere questo con tutti voi. Il Signore ci ha messo nel cuore, insieme ad altri fratelli, a sorelle, che vogliamo veramente camminare nelle vie del Signore, di fare un gruppo qui su internet, su questi mezzi di comunicazione. Abbiamo, per la gloria del Signore, creato un gruppo che si chiama Rimaniamo in Cristo, un gruppo di edificazione spirituale dove condivideremo la parola di Dio,
Alleluia, pregheremo insieme, loderemo insieme il Re dei Re, il nostro Signore Gesù Cristo, un gruppo dove possiamo condividere le testimonianze di ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita. Amen, dove possiamo comunicare insieme, possiamo dialogare insieme, edificarci insieme nella parola, nella presenza del Signore. Questo gruppo, alleluia, è stato creato con lo scopo di glorificare Dio e anche come uno strumento per fortificarci nelle vie del Signore. Amen. È un gruppo su internet, su Messenger. Chi vuole farne parte può contattarmi liberamente alla gloria di Dio. Questo è un invito, un messaggio per tutti i veri fratelli in Cristo. È un invito per tutte le vere sorelle in Cristo, non importando la denominazione o il gruppo al quale si appartiene, ma l'importante è che siamo in Cristo, siamo figli di Dio, abbiamo uno stesso spirito e tramite, alleluia, quello stesso spirito, lo spirito di Dio, vogliamo edificarci, fortificarci nel Signore. Amen. Consolarci nelle parole di Dio, raccontarci le testimonianze, pregare a vicenda insieme, lodare il Signore, gloria al Signore. Perciò chi vuole far parte di questo nuovo gruppo qui su internet, su Messenger, potete contattarmi, gloria a Dio, col vostro nome e cognome e vi aggiungeremo. E in questo gruppo potremo fare anche delle, chiamiamole, delle videoconferenze dove possiamo insieme partecipare, non solo ascoltare, ma anche tu potrai intervenire, potrai raccontare la tua testimonianza, potrai condividere un versetto, per la gloria di Dio, pregare insieme, alleluia. E già questa sera alle 21:30, gloria a Gesù Cristo, Dio piacendo, saremo insieme in questo gruppo, in questa riunione, amen, in questa e benedizione spirituale che il Signore ci concede, perché noi, come dico sempre, per la gloria di Cristo, amen carissimi, usiamo questi mezzi di comunicazione per edificarci nella parola del Signore, per condividere l'Evangelo, per condividere la buona parola di Dio, per pregare insieme, alleluia, per glorificare, per lodare il Signore insieme, il Re di gloria, il nostro grande Dio, amen. Insieme ci uniamo, fratelli, usiamo questi strumenti come internet per la gloria del Signore e l'edificazione della nostra vita spirituale, affinché cresciamo, amen, invece di perdere tempo in altre cose inutili. Sappiamo che oggi il diavolo, che il Signore lo sgridi, cerca di distruggere le vite con internet, con Facebook, WhatsApp, persone che cadono nell'adulterio, nel peccato, perdono tempo a guardare cose inutili, cose brutte su internet, su YouTube, ma noi nel nome del Signore, per la gloria di Cristo, alleluia, continueremo a usare, a utilizzare, ad adoperare, amen, quanti dicono gloria a Dio, alleluia, questi mezzi, questi strumenti che Dio ci concede per diffondere il glorioso messaggio dell'Evangelo, per glorificare il Signore e per edificarci. Perciò, carissimi fratelli e sorelle, ripeto, questo messaggio è rivolto ai veri fratelli che vogliono edificarsi insieme, alleluia. Se vuoi far parte di questo gruppo alla gloria di Dio, puoi contattarmi, sarò veramente gioioso di aggiungerti, di inserirti. E già da stasera, Dio piacendo, saremo insieme in diretta, dove potremo unirci, potremo condividere. Anche tu, se hai da parte di Dio una testimonianza, un incoraggiamento, un inno, un canto, gloria a Dio, alleluia, potrai condividere insieme quello che Dio ti ha donato, ti ha messo in cuore. Amen, alleluia. Voglio ancora leggere, gloria al Signore, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, gloria al Signore, al verso 26,
Alleluia, dice così la parola del Signore, 1 Corinzi 14, 26, dice: che conviene dunque fare, fratelli? Che conviene dunque fare? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'interpretazione, scusate, per l'edificazione, amen, per la crescita, per l'incoraggiamento, per fortificarci insieme, per crescere nel Signore. Edificarsi vuol dire crescere, fortificarsi, alleluia, fare dei progressi nella vita cristiana, amen. E edificarsi vuol dire andare avanti nelle vie del Signore con nuove forze, con una nuova unzione, con un nuovo insegnamento, un nuovo incoraggiamento da parte della parola di Dio. Amen. Perciò vogliamo, fratelli, dedicarci a questo giorno per giorno, così come stiamo già facendo su Facebook, su YouTube, su WhatsApp, nei vari gruppi o canali di diffusione dove l'Evangelo viene predicato alla gloria di Cristo, ma anche tramite questo nuovo gruppo vogliamo edificarci. Perciò chi può, chi vuole, benvenuto. Amen, alleluia. Giorno per giorno, così come il Signore ci guiderà, dedicheremo quella mezz'oretta, quell'oretta a stare insieme, dove potremo parlare, comunicare, ascoltarci gli uni gli altri, condividere la parola di Dio. Ascolteremo un messaggio della parola di Dio e poi canteremo qualche canto al Signore, come Dio, come lo Spirito Santo ci guiderà. Amen. Chi vuole è benvenuto. Gloria a Dio, per rafforzarci nelle vie del Signore. Siamo il corpo di Cristo, dice ancora 1 Corinzi 14, amen, verso 39. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite di parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Perciò vogliamo chiedere al Signore che ci guidi col suo Spirito Santo in questi progetti, in queste opere, in queste riunioni, che ogni cosa sia per l'edificazione, per incoraggiarci nella guida, nell'ordine dello Spirito Santo, pregare insieme, testimoniare le meraviglie di Dio. Sorella, se tu hai una testimonianza, alleluia, di quello che Cristo ha fatto e sta facendo nella tua vita, ce lo devi raccontare. Amen. Fratello, se hai una testimonianza, se hai un incoraggiamento, se Dio ti ha dato una rivelazione, qui dice: se qualcuno ha una rivelazione, la condivida per l'edificazione. Perché io so che lo Spirito Santo parla in diverse maniere, prima di tutto tramite la parola scritta, tramite le scritture, amen. Ma Dio parla anche tramite i doni spirituali, tramite i sogni, tramite visioni. Dio ci parla, fratelli, e allora noi dobbiamo edificarci gli uni e gli altri, amen. Ed è questo lo scopo di ogni riunione che facciamo qui su internet, perché ci sono tanti fratelli, tante sorelle, come me adesso, che non hanno, diciamo così, la possibilità di radunarsi in una comunità, per vari motivi. Forse ti trovi in un luogo, in una città, in un paese, dove non ci sono comunità cristiane evangeliche, oppure dove non ci sono comunità che siano sane, che camminino nella retta via, nello spirito, nella verità, nella sana dottrina. Allora cosa dobbiamo fare, fratelli? Dio ci ha messo in cuore di radunarci anche qui, tramite questi strumenti, questi mezzi di comunicazione, alla gloria di Dio. Amen. Perciò chi desidera, chi vuole, chi può, è invitato a far parte di questo nuovo gruppo. Rimaniamo in Cristo. Amen.
perseveriamo in Cristo, stiamo in comunione con Cristo. Chi vuole far parte mi contatti e sarà una gioia condividere insieme. Ripeto, ci edificheremo insieme. Amen, alleluia, alla gloria del Signore. Amen. Perciò, cari fratelli, che il Signore vi continui a benedire, a sostenere, a incoraggiare, a illuminare, a riempire della sua grazia, della sua forza, della sua benedizione. E guardiamo solo a Lui, diamo gloria solo a Lui, perché solo Gesù è l'unico degno, amen, degno della gloria, degno della lode, degno dell'adorazione, solo Gesù Cristo, amen, il Re della gloria. Vogliamo ringraziare il Signore ancora in questo istante. Padre Celeste, ti ringrazio, Signore, Dio mio, per la tua presenza, per la tua parola, anche qui, Signore, in questi mezzi di comunicazione, mio Dio, Padre d'amore, dacci sempre più saggezza per utilizzare questi canali, questi strumenti al meglio, per la tua gloria, per la tua opera, per l'Evangelo, Signore, nel nome di Gesù, dacci saggezza, dacci sapienza, dacci intelligenza, e che sia il tuo Santo Spirito a guidare, Signore, ogni cosa, ogni parola, ogni messaggio, ogni, Signore, riunione, anche qui in questi canali, in questi mezzi, in questi strumenti di internet, Signore, che i fratelli, le sorelle possano unirsi per la tua gloria, per fortificarci, per incoraggiarci, per, alleluia, ascoltare la tua parola anche qui, mio Dio, alleluia. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Tu sei il vero Dio, il vero Maestro, il vero capo della Chiesa. Noi ti adoriamo, Gesù. Oh, gloria, gloria, gloria. Benedici tutta la fratellanza, benedici tutti i fratelli, le sorelle. Oh, Dio del cielo, amen. Nel nome di Gesù, alleluia, 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 alleluia. Lodiamo il Signore, alleluia, e benedite. Gloria al tuo nome, Padre. Ti spandi la tua potenza, mio Dio, alleluia. Voi tutti abitanti della terra, e nel Signore giubilate, nel Signore a Dio la gloria, alleluia. Oh, tu sei il grande pastore, Gesù, noi ti amiamo. Edificaci, parlaci, uniscici nell'amore e nella verità. E nella verità.